Bentornati a SOS Arezzo TV, buona serata. Ciao Fabio. Che succede a casa tua quando si compra una lampadina? La cambi o no? Sì. La cambi subito? Sì, è logico. No, è logico. È logico. Perché quando invece non funziona una cosa sempre luminescente nel pubblico rimane spenta per giorni? Non solo, ma importante come questa. O semafori che si rompono la lampadina. A parte che il cittadino come me magari prende il telefono, conosce chi telefona, gli dice oh guarda che il tal semaforo è spento, ok grazie, e l'intervento devo dire che c'è. Qui sono un mese che... Forse un po' meno, da quando è venuta quella ondata di maltempo? Quando era il 6 novembre? Sì, diciamo una ventina di giorni. Una ventina di giorni. Qui l'accesso alla ZTLA è spento. Quindi sì, tu non... la salita avete riconosciuta che porta a San Domenico. Bravo, comune, esatto, è spento. Questa ZTL è spento. Quindi non sai. Quindi è un mistero. Si bravo. Potrà. Vedo che c'è gli orari qui, Sì, messi male. Ecco, perché è interessante che sì. Chi viene a piedi dalle scale è curioso di sapere se con la macchina si può passare o no. Ecco. Perché qua è girato in qua. È girato in qua per quindi, vedere. Quindi chi arriva per andare verso il comune, diciamo, dirà ma si potrà passare o non no? Si potrà mistero, passare mistero. Esatto, anche perché credo che invece se quella insegna non funziona ma quella telecamera lì, che è poi quella dalla quale derivano le eventuali multe di passaggi in orari che non si può, quella funziona, quelle funzionano, quelle funzionano sempre, della sempre. Quelle sempre sono le uniche che funzionano, quelle funzionano sempre. Può essere che per questo il cittadino non ha chiamato, perché magari spera che tanto guarda, non funziona, ci si passa ogni ora, ma dopo un mesetto arriva anche il bigliettino verde, è un problema poi perché costa non sì. È che non costa. Qui cosa sarà successo? Sarà andato in tilt col maltempo? Ah, non lo so soltanto che non funziona. Questo non, si sa non è logico, dai, allora, su. Se il varco è aperto o è chiuso, esatto. Che è quello che c'è scritto, cioè segna esatto. Verde, poi aperto, più variato, adesso è orario di ZTLA. Abbiamo già parlato. Sì, quindi, io sinceramente poi sono un testone, no? Siccome non ci vengo mai in macchina in centro, non mi ricordo mai gli orari, per cui cosa faccio? Quando arrivo in prossimità della ZTL, che so dov'è, controllo sempre il cartello, qui, cartello questo è spento, luminoso. Quest'altro non si legge perché è girato verso il muro e quindi di conseguenza dovrei fare una bella cosa, mettermi lì, fermarmi, scendere e venire a leggere il cartello. Questo un po' difficile. Mi sembra non logico, dai, su. E quindi qui deve essere fatto veramente immediatamente l'intervento per sanare questa situazione affinché la gente sappia se può passare o non può passare. Poi non si può dire che il comune non se ne accorge, perché è la strada che porta al comune, ci passeranno tecnici, dirigenti, assessori, no? Sindaco, non si sa, magari fanno un'altra strada. Magari passano magari un'altra, fanno strada. Un'altra strada. Passano dal cimitero. Dal cimitero. Non so perché hai detto dal cimitero, perché dall'altra parte. Dall'altra parte. Quindi. Comunque, diciamo che non è l'unica. Tu hai citato il semaforo, ma ci risulta che anche ora non ci siamo andati, ci andremo se la situazione persiste. Ma sembra anche che in via Alessandro Alborgo c'è il semaforo che in una delle due direzioni fa qualche bizza. Quindi, ho capito. Tra l'altro. Ci dicono che la sera specialmente questa cosa può essere potenzialmente anche pericolosa. È logico, perché la gente non sa, arriva lì, si ferma, se il semaforo è spento non sa come comportarsi, poi si avventura, quindi nell'avventura poi può darsi che succeda qualcosa, questo non va assolutamente bene. Ma diciamo alla gente magari di fare i vigili urbani, perché i vigili urbani generalmente appena hanno le segnalazioni intervengono. Se tutti stanno passivi e non comunicano, magari la pattuglia non passa e quindi non si accorge del fatto. Quindi cittadini, telefonate ai vigili urbani perché questi intervengano e facciano in modo che venga ripristinato eventuali danni che ci sono. Vedremo, oppure, perché ovviamente col ora non sappiamo qui cosa esattamente, non ci ricordiamo, perché era un po' ingarbugliata, ti ricordi la storia dei nuovi orari ZTL, quindi non sappiamo se anche qui è cambiato dal 25 ottobre, da questo accesso, può darsi che sia cambiato qualcosa, non lo so. E quindi forse 8:30-12, 17. Come prima. Come prima. Sì, forse è cambiato per chi deve, vedi, consentito con autorizzazioni dalle 8:30 alle 12 l'hanno attaccato sopra, vedi? Vedi? Sì. Forse quello è cambiato. È ridotto l'orario che prima era tutto il giorno. Per il cariche scarico. Prima era tutto il giorno. Sì, sì. Però questo non incide, cioè la scritta dell'insegna è sempre la stessa. Bravo. No, perché pensavo all'inizio magari è cambiata la scritta, no, invece no, la scritta lì è sempre quella. Varco aperto o varco chiuso? Bravo. Bene. A casa tua il varco è aperto o chiuso adesso? Ma sciolto le comande. Sciolto le comande. È sempre chiuso, ma sciolto le comande. È sempre chiuso, quindi. Ancora non me l'hanno tolto. Bene. Benissimo. Il varco per lui è sempre aperto. A domani. Ciao.